verso l'inizio degli anni 80 in un servizio antibracconaggio, proprio la vigilia dell'apertura della caccia, facemmo un sopralluogo in una zona del parco e trovammo delle tracce di trascinamento di carcasse di animali. Là, dopo lunghi apportamenti, siamo riusciti a individuare i bracconieri, anche perché stavano parlando fra di loro. Allora abbiamo deciso di fare un posto di blocco per fermare questi bracconieri su una strada interpoderale che scendeva. Questi sono arrivati al posto di blocco e io avevo messo la macchina di traverso, non sono riusciti a passare. Loro hanno fatto retromarcia, sono saliti su una scarpata, la macchina ha iniziato a sgomare, non riusciva più ad andare indietro. Allora hanno innestato la prima e hanno attraversato un campo di patate, era il mese di settembre, rovinandolo, e poi hanno buttato giù la macchina dal burrone. Io mi sono spaventato a morte perché pensavo che non fosse riuscito a scendere, invece è proprio una scena quasi da film americano, che questo personaggio con la macchina in corsa si è buttato dalla macchina e ha lanciato la macchina nel dirupo. La macchina è saltata giù nel dirupo, si è incastrata contro degli alberi, ha iniziato a suonare il clacson, incastrato il clacson, le luci accese, insomma è venuto fuori una di quelle scene che non... Poi ci siamo scesi, anche con l'ausilio di corde, perché c'erano due o tre saltini di roccia, abbiamo trovato due femmine stambecco e due camosci all'interno della macchina. E questo, direi che che questa azione ha avuto però poi un bel effetto deterrente, perché per molti anni poi in quella zona almeno siamo stati tranquilli. Quando fu istituito nel 1947, il corpo di sorveglianza del Parco del Gran Paradiso era solo un piccolo nucleo di guardie armate. Un gruppo composto da uomini pratici di passaggio obbligati, pronti ad ogni possibile evento, capaci di muoversi su un territorio di alta montagna in ogni condizione di tempo. Dovevano soprattutto fronteggiare un bracconaggio che alla fine del secondo conflitto mondiale, nel clima di sbando generale, aveva quasi completamente sterminato stambecchi e camosci, orgoglio e vanto del parco e dell'intero paese. A San Verso sono arrivati i cacciatori, ma arrivavano dalla Val d'Aosta. Hanno sparato un camoscio, è venuto rotolato dentro nel parco, poi ha rotolato giù sotto dei banchi e hanno cercato di venire a prenderlo loro, no? Scendere giù, noi gli abbiamo sparato su. Noi volevamo andare a prendere il camoscio, ora si sparavano giù. Finché è venuto notte e il camoscio è stato là, poi il giorno dopo siamo andati a recuperarlo. Vale. Aspetta che spostiamo i turni, sennò...
questo è il mio, che io okay. Ho preso la mia dose. Questo progetto ci ha coinvolto in, sui pesci, che è un lavoro che almeno io non avevo mai fatto. Non conoscevo i pesci, adesso posso dire che qualcosina in più ho imparato. E con me anche i colleghi. Oltretutto alcuni colleghi erano molto più avanti di me rispetto alla gestione dei pesci. Ci sono dei pescatori appassionati che fanno i guardaparco. Se proprio non va. Abbiamo collaborato sia per la sistemazione dell'incubatoio, sia per l'eradicazione dei salmerini nei laghi, sia per l'eradicazione dei pesci non autoctoni nei torrenti, sia per l'allevamento degli avanotti e per l'immissione nei torrenti degli avanotti di trota marmorata. Tutto questo pezzo qua, fino su là, dove mettiamo gli avanotti dopo. Quindi adesso puliamo tutto questo tratto, togliamo le trotofarie o le ridee che ci saranno. Hai fatto del passaggio almeno una volta. Non capivo se devo togliermi il posto? Sì, pesa esattamente 40 grammi. Adesso misura la lunghezza, questo qua è il campione T01. C'è da mettere l'alcol assoluto T01. Diciamo che ho le radici in questa valle, anche se il mio nome è Valdostano, perché mio padre era della Val Savarancia, aveva chiesto di entrare a fare il guardiaparco ed è stato, quando è stato accettato, è stato trasferito in questa valle dove ha conosciuto mia madre, eccetera, eccetera. Poi sono nato io, mia sorella, eccetera. Ho iniziato per necessità, come ha fatto, penso, molti. Poi è nata la passione. Era uno dei pochi posti in queste zone che ti dava la garanzia di uno stipendio fisso. Ho fatto il concorso. Mio padre faceva già il guardiaparco. Conoscevo già più o meno la vita che si conduceva a fare il guardiaparco. Nell'84 io avevo 20 anni, avevo appena finito il militare e cercavo lavoro, come succede a tutti i ragazzi in questo periodo, a quell'età. E in combinazione c'era il concorso, ho fatto il concorso, sono stato quella tornata lì, siamo entrati in 14, la prima tornata, e una volta gli enti pubblici assumevano ancora. E niente, sono passati 32 anni.
Bisogna dire che poi dal punto di vista mio personale è sempre una grande emozione quella del censimento dei fagiani, perché si è nell'ambiente naturale, nel cuore della notte, anche solo il vedere tutto il cambiamento delle luci, le prime luci del giorno, i primi canti degli uccelli, i primi movimenti degli animali, oltre che all'interesse scientifico di osservazione, sono sempre, io dico, grandi emozioni. Ci troviamo intorno alle 2 di notte e poi si parte per raggiungere le postazioni. Una volta raggiunte le postazioni si sistema il materiale per l'osservazione, con particolare attenzione poi alle primissime luci, anche la parte di ascolto, perché in alcuni settori si possono avere galli forcelli a pochissima distanza, quindi bisogna anche essere silenziosi e in quelle postazioni evitare il più possibile di accendere luci. Si è quasi sempre, la guardia è da sola, quindi non c'è il problema del parlare, però bisogna usare tutti gli accorgimenti che servono per non far fuggire gli animali. Una delle tante attività che richiede la collaborazione di tutti, e questa collaborazione viene data con entusiasmo, direi proprio. Questo vale anche per i miei colleghi, che devo dire sono sempre grandemente disponibili in queste uscite che a volte non sono leggere, si possono incontrare condizioni climatiche e del terreno difficili, molta neve, sprofondare nella neve, non sempre si possono usare le racchette o gli sci, poi bisogna proteggersi dal freddo, dal vento, qualche volta inizia a nevicare, quindi zaini pesanti, però nessuno infastidito, tutti entusiasti, quindi una delle tante attività che richiede la collaborazione di tutti, e questa collaborazione viene data con entusiasmo, direi. Quindi quelli alla mia destra, a mia sinistra. E quindi in realtà i due più alti, non so se li avete segnati anche voi. Sì, sì, li abbiamo segnati anche noi. Che sono sempre gli stessi due che ho visto anch'io. Gli stessi due lì. Thank you.
ogni volta che lo vediamo lì siamo contenti. Perché... Ma credevo che fosse quello sotto, che c'è un posto bello sotto. Sotto non c'è buco. Non c'è buco. Ah, non c'è il buco. Quest'anno passato ha fatto regolare? No, fatto sì, c'è due anni di fila che si muove. Sono... Quindi mi dicevi delle cascate lì che hanno interrotto per i cascatisti? Sì, l'anno scorso ha nidificato più, un pelino più a valle, proprio al centro di alcune cascate molto frequentate, e il parco ha disposto la chiusura di alcune cascate. Quest'anno si è spostato dove ha nidificato già due anni fa, è praticamente un nido che si autoprotegge perché è lontano dalle cascate, sì. Rimane un po' in fuori rispetto alla valle, quindi... Diciamo che è un animale molto tollerante, forse l'aquila, stesse condizioni, dopo due giorni che iniziava avrebbe già molato. Ma il gipete è tollerante, curioso. Ma come tutti gli avvoltoi, sono più tranquilli. Però certamente bisogna, è talmente raro e prezioso che bisogna preservarlo al massimo. Altro piacere che avevo, che ho tuttora, anche se ad un grado inferiore, è la fotografia. Sempre amato la fotografia e non so esattamente perché ho iniziato a fare fotografia, soprattutto fotografia di animali. Mi piacevano e basta, una cosa istintiva. Forse la fotografia mi piaceva o mi piace perché riuscivo a protrarre il piacere di aver visto qualche scena nel tempo, perché la memoria si cancella, la foto di solito no. All'inizio praticamente era un po' una novità, perché non è come adesso che praticamente grazie alla tecnologia tutti fanno foto. Allora era un po' più difficile, ero uno dei pochi se non l'unico che iniziava a far foto, quindi non ero guardato con molto piacere, diciamo la verità, da alcuni dei miei colleghi. Adesso chiaramente le cose sono cambiate. Il parco si è reso conto che comunque aveva bisogno di un archivio fotografico, di immagini, di filmati, insomma adesso praticamente la maggioranza dei miei colleghi fa foto, fa filmati e si attinge parecchio da questo uso dei mezzi tecnologici, della fotografia e delle telecamere. Il lavoro sui ghiacciai è nato nel 1993 grazie ad una intuizione di Valerio Bertoglio, che
pensò bene di andare a vedere che cosa succedeva su questi ghiacciai. Cominciamo con 3-4 ghiacciai in Valle di Cogne. I primi anni sembrava un lavoro non troppo sensato, in quanto venivano misurato l'arretramento delle zone frontali, però diciamo che nei primi anni le modificazioni non erano così forti come sono in questi ultimi 10 anni. In primavera viene fatto il rilevamento dell'accumulo nevoso, ovvero si sale in quota, vengono scavati dei pozzi in corrispondenza di paline ablatometriche che sono state inserite nel corpo glaciale. Viene determinata quanta acqua è presente sul ghiacciaio in neve caduta durante l'inverno. Si torna a settembre e si calcola quanta neve oppure ghiaccio antico ha perso in quel settore. Sostanzialmente sul ghiacciaio Grande 3 abbiamo perso un metro all'anno, per cui siamo intorno ai 18-19 metri di perdita di ghiaccio dal 1999 ad oggi. Quanta neve c'è? Sì, lo prendo. Senza finire la sorte. Senza finire sulla testa. Così? 3,56 m lì, poi se mi passi la sonda. Sì. Ce l'ho qua. Qualcuno sì. Da scrivere solo? Sì. Io non ce l'ho. Se vuoi scrivo io sonda. 356 fino a dove abbiamo scavato. 3,56 più 184. Poi per praticità iniziamo a pesare la neve fino a questo scalino col cilindro e poi finiamo da questa parte, se no non ce la facciamo arrivare in cima, rimane troppo alto. Praticamente questo cilindro qua, questo tubo carotatore, è 20 cm per diametro 6, già stato fatto posto di dimensioni per rendere il calcolo semplice, e quindi ti dà un volume di mezzo decimetro cubo. Viene pesato il peso in grammi, quindi moltiplicato 2 ti dà il peso di un decimetro cubo, e quindi i grammi a decimetro cubo equivalgono poi ai chili a metro cubo. Questi 20 cm di neve da 540 a 520, 200. Ecco, 200, vuol dire che un metro cubo di questa neve pesa 400 kg. Il lavoro sul Grande 3 è un lavoro che ha coinvolto davvero tante guardie, tanti di noi, perché è un lavoro un po' più preciso, un lavoro che dà il senso di quello che succede su un corpo glaciale. Abbiamo regolarmente guardie che vogliono partecipare a questa attività, anche se è un lavoro duro, a volte scaviamo dei pozzi anche di 6-7 metri di neve a maggio, anche perché c'è la voglia di guardare come evolve questo tipo di ghiacciaio, questo tipo di lavoro. I risultati, come dico, sono drammatici, ma ai colleghi interessa molto sapere che cosa succede, anche perché poi effettivamente si possono fare delle previsioni. Noi immaginiamo che se continua questo trend, soprattutto di temperature, il ghiacciaio Grande 3 è un ghiacciaio che sarà destinato a scomparire nel giro di 20 anni. Il bracconaggio da parte dei locali non veniva considerato come un furto al patrimonio del Stato. I locali hanno sempre detto e pensato che gli animali fossero un po' loro proprietà privata. E poi voi dovete pensare che il bracconaggio nei tempi antichi, insomma, serviva per sfamare le popolazioni, per sfamare. Molti sono riusciti a levare le famiglie con il bracconaggio. E allora c'era un po' questo modo di pensare, e le guardie erano i cattivi che ogni tanto prendevano il padre di famiglia che ammazzava lo stambecco per sfamare la famiglia.
Adesso finalmente molti hanno capito, stanno capendo che comunque il parco è una risorsa sia dal punto di vista turistico che è una bella immagine che va in giro nel mondo. Molti, partendo da fotografi, ma anche molti turisti arrivano nelle valli per il parco, per vedere gli animali, per fotografare i lupi che sono arrivati, per il GPT e quant'altro. Una delle caratteristiche fondamentali di questo tipo di servizio Alba Tramonto è data da queste strutture che abbiamo in quota. Abbiamo 38 casotti sui 70.000 ettari del parco. Questi casotti sono delle piccole casette dove di fatto le guardie trovano tutto quanto necessita per la loro permanenza in quota. Questo permette di fatto alle guardie di vivere la stagione estiva in quota. È legato a quello che era il vecchio concetto di seguire la fauna negli spostamenti altitudinali. Questo è rimasto intatto. Una volta lo stambecco lo si seguiva in estate quando saliva, lo si fa ancora oggi, e lo si seguiva in inverno quando scendeva. E di fatto questo è rimasto assolutamente inalterato. Questi casotti sono, direi, delle strutture moderne e ogni guardia ovviamente la sente un po' come casa sua, pertanto la personalizza, ci vive per un tempo abbastanza lungo durante l'anno. Juliet 17:49 verso 16:70 passo. Ricevuto Juliet, Lima passo. La sua nuova passione non ci restava, perché da due o tre guardie sono venute, arrivavano
in servizio, uno a Cogno specialmente, è arrivato, è stato un giorno. Un giorno è andato su per trovare il giorno dopo, perché era solo, si è messo a piangere, ma ha detto no, non ci vivo più qui. È tornato indietro, se n'è andato. Ero a Monte Blanca, a Val di Rem, il giorno a guardia gli piaceva molto fare la guardia. È arrivata sua mamma, accompagnata su fino al casotto, ha visto suo figlio dove viveva, l'ha fatto andare via, non l'ha più lasciato in montagna perché era solo. Sono dei casi che per prendere il casotto Mont Blanc, per prendere l'acqua ci voleva mezz'ora di più, portarsi l'acqua a spalle, senza acqua era. Adesso con il tempo hanno fatto i casotti quasi nuovi, si vive meglio anche per quel fatto lì. Ricevuto, sono pronta. La figura del guardaparco è cambiata radicalmente, direi, in questi 27 anni. Ora abbiamo gente più preparata, sicuramente, almeno da un punto di vista di cultura generale, direi con una sensibilità diversa rispetto a quello che è l'ambiente. Una volta c'erano i valligiani che principalmente facevano il guardaparco, un po' ovviamente per via di avere un lavoro vicino a casa. Sembrava una cosa abbastanza logica fare il guardaparco. Negli ultimi concorsi si sono avvicinati personaggi di estrazioni sociali diverse, di estrazioni culturali diverse. E il cambiamento è stato importante proprio all'interno del corpo di sorveglianza. Credo che una delle caratteristiche fondamentali debba comunque rimanere la passione per questo ambiente. Abbiamo parecchi laureati in scienze naturali e in altre materie comunque che riguardano l'ambiente. È chiaro che devi entrare in simbiosi con questo ambiente, viverlo, starci dentro, respirarlo. Dopodiché penso che il gioco è fatto, è una vocazione fare il guardiaparco. E vedo che coloro i quali entrano da concorsi duri ce l'hanno e la dimostrano tutti i giorni in cui escono in servizio. Però il fatto di essere così fedele al territorio, conoscerlo bene e fare questi orari così lunghi è un po' quello che si è mantenuto da allora. È impegnativo. D'altronde vedete bene com'è il territorio, non è che la particolarità nostra, non è che si percorre sempre i sentieri come avete fatto oggi. La più parte delle volte siamo via per pietraie, lassù facciamo un colletto là in cima per scollinare dall'altra parte. Per mille ragioni, vuoi per monitoraggi faunistici, vuoi per controllo del territorio. Quindi ti trovi a fare scalinate in pietraie, avanti e dietro, e col tempo.
vedere senza essere visti. Era questo l'atteggiamento con cui 70 anni fa quel primo gruppo di uomini doveva compiere il proprio servizio. Oggi, all'opposto, le loro conoscenze e competenze sono messe a disposizione di tutti, pubblico e comunità locali. In un mondo di rapidi e talvolta drammatici cambiamenti, nessuno può prevedere quali siano le sfide che queste donne e questi uomini dovranno affrontare in futuro. La loro continuerà di sicuro ad essere una vita difficile, ma anche ricca di momenti speciali. Una vita con la quale poter guardare il mondo con un certo distacco e con la quale magari intravedere le risposte giuste. Perché, come qualcuno di loro dice, tutto è più chiaro visto da quassù.